benvenuti a questa serata finale di Corti Etnaci Film Festival, prima edizione. Siamo arrivati alla fine, lo dico con rammarico perché il tempo è volato via, è stata una settimana intensa di proiezioni, di manifestazioni, una settimana intensa per quanto riguarda la giuria che ha lavorato e devo dire una cosa ad onore del vero, ma lo dirò dopo appena avremo i giurati qui. Dicevo, è passata una settimana, abbiamo avuto pochissimo tempo per poter organizzare questa manifestazione, ma grazie soprattutto al sindaco, a cui faccio un pubblico ringraziamento, e al dottor Pippo Piduli e a tutta l'amministrazione, nonché all'assessore al bilancio della provincia di Verona Città di Scienze Umane. E siamo veramente riusciti a fare questa manifestazione quasi a costo zero, tant'è vero che questa sera non ci siamo potuti permettere un presentatore perché non avevamo fondi e vi dovete sorbire me. Detto questo, grazie, siete troppo buoni. Detto questo, dicevamo che è stata una settimana intensa di lavoro, ma soprattutto per quello che ha preceduto la settimana di proiezione e l'organizzazione in generale, e siti internet e corrispondenza varia, perché nell'arco di questi due mesi, perché lo dico ancora una volta, perché per noi è una grandissima soddisfazione, abbiamo ottenuto questo risultato che per noi è grandissimo. È nato così questo film festival Corti Etnaci, una sera parlando in piazza col sindaco e abbiamo esposto questo progetto e lui, che è un grande amante della decima arte, del cinema, ha detto va bene, partiamo. E siamo partiti senza paracadute, ci siamo lanciati, ha detto o ci sfracelliamo al suolo oppure prima di atterrare voliamo, e credo, grazie a tutti, che stiamo volando veramente. Sono arrivati in redazione 167 cortometraggi, è un risultato pazzesco, e di questi 167 cortometraggi ne abbiamo preso 20 più 20, cosa significa? 20 che abbiamo dato alla giuria per il giudizio finale e poi ancora altri 20 che abbiamo aggiunto a quelli per la proiezione al pubblico. E i risultati naturalmente ci sono stati. In più c'è un'altra cosa che abbiamo fatto, abbiamo inserito in questo programma, che è il premio Ergon. Questo premio Ergon va da oggi e negli anni a seguire ad un regista che nell'arco dell'anno ha saputo dare un'impronta e ha saputo firmare dei lavori con protagonista la Sicilia, chiaramente in positivo. Il premio Ergon, poi magari diremo dopo che cosa significa, perché è nato questo nome Ergon. Poi ancora io volevo ringraziare tutti indistintamente, soprattutto voi che ci avete seguito in questa settimana, che ci siete stati vicini, che avete visto i corti e giudicato. Poi ancora una cosa importante, la collaborazione, sono arrivati anche cortometraggi dal Sud America, dal Messico, dal Venezuela, e uno in particolare che abbiamo avuto l'onore di proiettare qui in prima europea, che è il corto di un grande regista argentino, Roberto Luis Garay, che ha presentato questo mediometraggio Voci del Vento, che è veramente la storia dell'emigrazione siciliana in Argentina a partire dalla fine del 1800 fino ai giorni nostri, con documenti originali, inediti e immagini rare. Detto questo, io prima di dar via ed entrare nella serata, che naturalmente sarà piena di ospiti, io desidero invitare qui il sindaco Pippo Cotuli, eccolo qui il dottore Cotuli, desidero invitare anche l'assessore Maesano e poi naturalmente il vice sindaco Finocchiaro, eccoci qua, assessore. No, stavo dicendo, dobbiamo chiamare, c'è qualcuno degli assessori qui presenti? L'assessore Di Stefano.
il consigliere provinciale Enzo D'Agata. Enzo, ti prego, sali. L'assessore Danna, eccola qui. Bene, siamo qui. Sindaco, il microfono, ecco, prendiamo questo. Siamo arrivati alla fine, purtroppo. Si sente? Siamo arrivati alla fine con grande, come dire, con un pizzico anche di amarezza, perché da domani sera questo bellissimo cortile non ci saranno più queste proiezioni. Io devo dire che mi devo complimentare perché abbiamo, credo, sortito l'effetto sperato, se così si può dire. Ci sono stata una settimana, domenica scorsa fino a oggi, di serate piene, credo una migliore delle altre, quella chicca di mercoledì che ha riscosso tantissimo successo, di questa nostra concittadina 91enne che abbiamo voluto donargli una targa per tutto quello che ha fatto nella sua vita, per la partecipazione nel mondo della cinematografia con personaggi di Totò, di Alberto Sordi, di Anna Magnani, eccetera eccetera. E in questi giorni ho ricevuto tantissime telefonate di amici, colleghi che mi dicevano: ma non lo sapevamo neanche noi che avevate alle sue mani una persona così importante. Quindi una piccola cosa che effettivamente ha dato una grande risonanza. Ma io volevo complimentarmi con gli organizzatori perché vedo che è una manifestazione che può crescere molto bene se si riesce a limare qualche piccola imperfezione. Credo che lo sforzo, la fatica di questi mesi è stata coronata da una settimana di grande partecipazione. E credo che oltretutto sappiamo che i cortometraggi sono belli, piacciono, però giustamente hanno una valenza diversa e quindi affascinano un pubblico totalmente e certamente diverso da quello che può riempire una platea. Ma qui devo dire che ogni sera abbiamo avuto tutti i posti a sedere, c'è stata una grande partecipazione anche di persone che provenivano dai paesi limitrofi. Credo che se ne è parlato perché si sente in giro quello che si dice, si è parlato in positivo di questa manifestazione al di là di quello che è il confine territoriale. E allora devo dire che come primo anno credo che, se dobbiamo dare un giudizio, è stato più che positivo. Se si lavora con più intensità, con più convergenza su questa manifestazione, credo che possa veramente crescere moltissimo, perché questo tipo di iniziativa ha tante sfaccettature, possiamo articolarla e variegarla come vogliamo. Bisogna solamente lavorare da domani mattina, perché credo che se si vuole organizzare qualcosa di serio bisogna argomentarci su argomenti forti e bisogna anche lavorare solo. Io ringrazio l'amico Foresta che si è prodigato moltissimo affinché questa iniziativa arrivasse a compimento, tutta la mia giunta che certamente ognuno per il suo assessorato ha dato il proprio contributo, la presenza qui continua e costante dell'assessore provinciale Scienzo Maesano e la testimonianza della sinergia che c'è fra le istituzioni comune e provincia insieme al consigliere D'Agata. Io mi auguro che queste manifestazioni, che noi abbiamo cercato di contenere i costi, perché purtroppo la situazione economica ormai dei comuni è quella che è, riusciamo di far passare qualche serata, di organizzare degli eventi, di allestire un cartellone anche estivo nel miglior modo possibile, però ci dobbiamo confrontare con mille difficoltà. Certamente se non si è in possesso di qualche piccola contribuzione non si può arrivare all'obiettivo, però devo dire che una manifestazione del genere che non impegna tante risorse, credo che tutto quello che si è fatto è stato speso bene. Ecco, io mi auguro che da domani possiamo sederci attorno ad un tavolo insieme alla provincia, insieme a tantissimi agli organizzatori, per far crescere ancora questa manifestazione, perché credo che ancora può dare moltissimo. Grazie a tutti e complimenti. Grazie sindaco. Assessore, penso che ci sia ben poco da dire oltre quello che ha detto il sindaco. Stasera tracciamo il consuntivo, bilancio consuntivo, preventivo l'abbiamo fatto la prima sera all'inaugurazione, stasera il consuntivo che a priori posso dire abbastanza soddisfacente, perché sentendo il sindaco e venendo io l'altra sera ho visto che questo cortile era sempre pieno. Forse ancora non c'è la mentalità di andare a vedere i corti, però da Agi Sant'Antonio parte questa nuova iniziativa per far avvicinare le persone a vedere queste corti. Io ritengo che il sogno
che aveva nel cassetto Tore Foresta, coadiuvato poi brillantemente Danello De Maria e dagli altri componenti dell'associazione ambrosiana, è diventato ormai una realtà, caro Pippo. Quindi a te veramente il plauso di questo esaltante risultato che tu personalmente hai ottenuto come associazione, ma che poi ha ottenuto tutta un'intera comunità, la comunità di Aci Sant'Antonio. Onore e merito anche al sindaco e alla sua amministrazione che in maniera certosina hanno cercato di collaborare con quelle che sono state le vostre esigenze, con quelle che sono state le vostre richieste, e un piccolissimo tassello in questo mosaico ha messo anche la provincia. Il presidente purtroppo non è qui, non ha il dono dell'ubiquità e si trova altrove, però ha delegato sia me che Enzo Tacca, d'altronde Enzo è il concittadino vostro di Sant'Antonio, consigliere provinciale, a rappresentare la provincia, e a testimonianze e a suggellare ove ne fosse bisogno, caro Turi, la vicinanza e la stima che c'è nei confronti tuoi, nei confronti anche del sindaco, per dirti ancora una volta di andare avanti, di non fermarvi. Questo è un comune che è in continua evoluzione. Ricordare, caro Pippo, le persone che si sono spese per questa comunità è una cosa molto bella, e tu lo hai fatto l'altra mattina presentando, dopo 19 anni di assenza, il nono premio Carter che è dedicato a un tuo concittadino, e proprio in occasione di questa manifestazione hai voluto ricordare una tua concittadina, dando un premio che forse tantissimi giovani che sono qui seduti non conoscono, né Michelangelo Cristaldi, di quello che è, né Maria Reggi. Grazie a te i giovani riescono a conoscere queste persone. Quindi auguri veramente di vero cuore, buon lavoro, e che se Dio ci dà la forza di poter rimanere in vita, ci vediamo il prossimo anno per un altro esaltante successo che l'ambrosiana coronerà. E grazie anche a questo presentatore che è veramente bravo, nulla da invidiare, con il presentatore veramente bravo. Grazie. Grazie. Vice sindaco Stefano Finocchiaro. Grazie, buonasera a tutti. Cosa dire? Una settimana fantastica, una settimana meravigliosa. Abbiamo aperto domenica scorsa, si chiude oggi con molta emozione, tanti cittadini, tanti ospiti che vengono da fuori, Aci Sant'Antonio con tante iniziative lanciate dal Pippo Cutuli, condivise da tutta la nostra giunta e sostenute dalla provincia regionale di Catania, dalla regione siciliana. Veramente apre l'uscio fuori dalle nostre mura, apre l'uscio e porta in alto il comune verso nuovi orizzonti. I cortometraggi che arrivano da tutta Italia, cortometraggi che arrivano da oltremare, effettivamente ci hanno tenuti qui tutte le sere, ancorate ad una sedia, che con molto interesse abbiamo visto, guardato ed apprezzato. Stasera sono curioso di vedere i vincitori che la giuria altamente qualificata sicuramente ha saputo selezionare fra quelli che ci avete messo a disposizione, la ventina circa sui 167. Oggi avremo i due vincitori, oltre il premio Ergon, che sicuramente il nostro direttore artistico ci darà quella chicca da dove esce questo premio speciale, che come inizio di prima annualità sicuramente ha visto un successo strepitoso, sarà ancora più grande l'anno prossimo. Complimenti a tutti quelli che ci sono stati vicini, alle associazioni, complimenti sicuramente al gruppo Ambrosiana, ma complimenti alla città e a tutti noi. Benvengano, e questo sia l'inizio di una lunga serie. Grazie. Assessore Danni. Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Io da cittadina sant'antonese devo dire innanzitutto che sono orgogliosa che la nostra città abbia ospitato una manifestazione di spessore come questa. Io devo dire che non mi aspettavo che fosse così bella e non mi aspettavo che ci fosse un pubblico così numeroso ad assistere a queste splendide serate. Certamente questa è una certezza che ho, e la guida del dottore Cutuli,
che spinge tutti, associazioni, amministratori, e riesce a coinvolgere tutta la cittadinanza e ha dato sicuramente una grande sferzata alla cultura sant'antonese. Grazie e buonasera. L'assessore Stefano. Intanto buonasera a tutti. Di solito dico che quando ci sono molti intervenuti viene difficile a dire altre cose. Le cose che voglio dire è che ringrazio il sindaco per questo vostro incontro che avete avuto, ha dato la possibilità a questo spento gruppo ambrosiano che nel tempo ha dimostrato tramite teatro, come? Sono stato presente anni passati, comunque devo dare veramente elogio, devo dare veramente dei meriti a questi ragazzi che nel tempo col gruppo teatro si sono dimostrati veramente in gamba, e con questa prima realizzazione di questi cortometraggi mi hanno coinvolto in due vesti, sia come amministratore e sia come sponsor. Sono orgoglioso di aver partecipato. Grazie a tutti. Consigliere Enzo Daga, naturalmente consigliere provinciale. Già chi mi ha preceduto ha detto benissimo tutto, non mi resta che ringraziare gli organizzatori per quello che hanno fatto, per la possibilità che hanno dato a Reggio Sant'Antonio di essere conosciuti fuori. Mi auguro e l'augurio credo che siete tutti che questo premio sia un premio che nel tempo possa essere il premio che manca in Sicilia. C'era il Davide di Donatello a Taormina e ci è scappato. Magari Reggio Sant'Antonio possa diventare un punto di riferimento per la cinematografia nazionale e internazionale. Questo è l'augurio che io faccio. E a Torre Foresta, che ha fatto recitare tutti negli anni a teatro, permettetemi di concludere con questa battuta, ha fatto recitare tutti, anche il sindaco è stato, lo ricordiamo, il marchese Don Ubito, non ho recitato con lui, solo io, quasi tutti sono stati coinvolti. Adesso non vorrei che ci faccia diventare tutti attori cinematografici. Auguri e grazie. Grazie, c'è ancora il microfono al sindaco. Io ho fatto una dimenticanza, gli chiedo scusa all'amico mio fraterno. Vedete, certi obiettivi se si raggiungono è perché c'è un lavoro di squadra. Nel selezionare tutti questi corti è stato fatto un lavoro straordinario, di pazienza, certo sì, e ci siamo affidati a persone che ne capiscono più di noi di cinematografia, persone che hanno una preparazione professionale veramente straordinaria. Stasera abbiamo il piacere, uno di questi è l'amico mio Guglielmo Ferro, che è qui in sala, e vogliamo fare un applauso. Regista nonché figlio dell'indimenticabile Turi Ferro, e che è stato straordinario, che lui ha dedicato parte del suo tempo nel selezionare questi corti, e anche al professor Sebastiano Gesù, che è fuori, proprio esperto cinematografico, dicevo è fuori in Argentina perché chiamato a interventi, a relazionare su determinati argomenti della cinematografia italiana. Quindi è chiaro che quando si mettono assieme tutte queste cose i risultati poi vengono. Io ringrazio l'amico Guglielmo che ha avuto tutta questa sua disponibilità quando l'abbiamo chiamato, e quindi grazie dal più profondo del cuore. Grazie, grazie a voi, ecco, vi accomodate, vi ringrazio, e io vorrei qui in palcoscenico, vi abbiamo parlato ma l'ho riservato per ultimo, perché è giusto che sia così, il presidente dell'Associazione Ambrosiana Cinematore Turi Foresta. Turi, è stata una battaglia. Alla fine siamo usciti vincitori, no? E come tu ben sai, sì, il risultato è anche la cornice di pubblico che c'è stata la sera, soprattutto, ma anche gli scontri che abbiamo avuto nel bar. Enrico, voglio dire, diciamolo pure. Il sindaco ha dimenticato l'altro giurato, il dottor Carapezza. E l'avremmo noi ricordato dopo, ma anche perché non mi avesse affidato questa carica di direzione artistica, devo dire che per carità è stata, non lo so, una tegola in testa all'inizio, ma poi poco a poco si è sfracellata questa tegola ed è venuta fuori un po' l'aureola, no? Sì, su questo sì. Io onestamente, ne parlavamo l'altra sera con il direttore artistico, con i ragazzi dell'associazione, che non credevamo. Vedendo il risultato, nessuno credeva. E questo dobbiamo soprattutto ringraziare anche i nostri concittadini che hanno risposto bene. Questo è soprattutto. Perché, signori miei, i corti non sono facili, materia di ogni giorno, ecco.
vedere un film normale. E allora sai, ma raccontare una storia in 7 minuti, in 8 minuti, in 3 minuti anche, o sbaglio direttore? No, non è così. In 3 minuti ci vuole un estro e un'arte non comune, ecco. Io non posso che ringraziare tutti quanti, quelli che hanno amministrazione provinciale, amministrazione comunale, tutti i ragazzi dell'associazione che da due mesi abbiamo lasciato, anche le famiglie, che io sono single, perciò devo ringraziare onestamente tutti, ma Enrico, non divulghiamoci molto. La serata subito cominciamo, certo, e sei qui, sei qui a Cantevelo. E grazie ancora. Perché a questo punto vorrei avere qui il palcoscenico Guglielmo Ferro. Guglielmo Ferro che... Scusami, ti do la sinistra, Guglielmo, perché è sempre un piacere averti. E altro componente della giuria, il dottore Carapezza, che è un responsabile di Telecom Italia. Ciao Rosario. E poi ancora Sebastiano Gesù, che non è più bene, come diceva il sindaco, che è in Argentina. Guglielmo, però devo dire una cosa, è stato molto difficile, no, giostrare questi corpi? Sì, i film erano belli, i corpi erano belli, erano tutti ben fatti, ce n'erano 4-5 che erano proprio belli, ma proprio confezionati professionalmente, per cui la scelta fra questi 4-5 è stata abbastanza complessa. Ma lo sai quello che mi ha fatto impazzire in questa cosa? Che nel ricevere le schede della giuria, persone che non hanno avuto contatti fra di loro, il giudizio è stato unanime. Il giudizio è stato unanime. Vero Rosario della Pezza? Sì, sono rimasto sorpreso anch'io, perché non essendo un regista come può essere lui, ma facendo un tutt'altro mestiere, approcciandomi a questo festival in maniera molto passionale, così, la passione di un cittadino normale, aver raggiunto lo stesso verdetto di un competente mi ha dato molto onore, quindi devo dirti che sono rimasto piacevolmente sorpreso. Grazie. E io do un appuntamento fisso ogni anno qui, perché la presenza vostra in giuria è quella piccola chicca che fa decollare anche la qualità dei filmati che praticamente abbiamo avuto. Guglielmo, Valentina, cortesemente mi portate questi ricordi per Guglielmo Ferro, regista, quindi la giuria, e il dottore Carapezza. Guglielmo, io ti ringrazio, sono anche l'editore, per questa tua disponibilità, perché so che sei impegnatissimo, quindi hai trovato anche il tempo di vedere queste cose. Il piacere di stare qua con voi e con Pippo va oltre i miei impegni, per cui la mia presenza sarà assicurata quasi, mi chiamate ogni anno, ma non solo, ma ribadisco, in quanto amministratore di un paese che non è troppo lontano da casa, non mi è stato fuori prima, che l'anno prossimo parteciperemo anche con il comune di Santa Caterina Battiati, che ovviamente vi seguirà, e quindi aggiungeremo un Etna a Citanti per il prossimo anno, e spero anche che, insomma, ci date la possibilità anche noi di Santa Caterina Battiati di intervenire in questo festival. È un onore per noi. Grazie Guglielmo per il lavoro svolto, grazie Rosario. Andiamo avanti, adesso devo prendere necessariamente quelle che sono le indicazioni, non te ne andare tu, restarmi accanto, perché la giuria, quindi, oltre che dare i premi chiaramente finali, ha anche dato delle segnalazioni speciali. E le segnalazioni speciali vanno, per quanto riguarda i corti in tema libero, a Marcello Trovato per Camera Car. Marcello Sale, ti prego, complimenti anche a te. Camera Car, due paroline. Camera Car è una macchina che cammina, è un'indagine sullo fenomeno dell'immigrazione e del fenomeno globale, quindi della globalizzazione. Un lavoro molto intenso,
molto importante e molto faticoso, mi posso assicurare. Grazie comunque. Questo è il riconoscimento, ti ringrazio. Altro riconoscimento della giuria a Turi Giuffrida per Nero di Seppia. Dove sei Turi? Ecco, eccoti qua. Turi Giuffrida, Nero di Seppia, ha una storia questo Nero di Seppia, vero? Ha una storia che è nata in un paesino qua vicino a Trapatti, Gerosa Marea, è la storia di due anziani che vivono in un'isola e vivono di pesca. Quindi si rivedono anziani, giovani, poi muore lei e lui si lascia morire. Tutto viene svolto, c'è il contorno, quando si parla di Nero di Seppia, questa coppia fa l'amore. Bene, grazie. Turi Giuffrida, il riconoscimento per Nero di Seppia. Altro riconoscimento a Giovanni Bucolo per il corto Rewind. Eccolo qui Giovanni. Giovanni, pensavo non ci fossi perché non ti avevano dato in mezzo. Giovanni Bucolo, Giardini Naxos, Entertainment International. E eccolo qui il riconoscimento per Giovanni Bucolo, Rewind. Giovanni, io non vorrei parlare di Rewind, vorrei parlare di un'altra tua organizzazione, un'altra tua brillantissima idea. Il principe. Se lo dici tu, perché Enrico Pappalardo come interprete del principe. No, stiamo preparando un format televisivo, si chiama L'eredità del principe, ed è un modo per fare promozione alla nostra Sicilia. Il tema è molto semplice, in sostanza i concorrenti devono ritrovare 5 manoscritti che questo principe nel 1876 ha nascosto sull'isola, e devono ritrovare questi manoscritti però superando delle difficoltà, delle indicazioni. E diciamo, questo è un pretesto per far girare ai concorrenti la nostra isola, che ne parliamo tanto ma forse non conosciamo le sue bellezze, i posti più belli. Quindi è un modo, un pretesto per conoscere la nostra terra, e in questo viaggio spesso i concorrenti si ritroveranno a interagire con il passato e potrebbero incontrarsi con il principe Pier Francesco Altamanzi Cafiero, che è interpretato dal grande Enrico Pappalardo. Grazie Giovanni, allora una parola su Rewind la diciamo. Sì, Rewind è stato il mio primo cortometraggio, la mia prima esperienza. È stato un corto girato in una settimana con molto entusiasmo e con molta voglia di fare. Ma devo dire, ho avuto la fortuna di avere degli ottimi interpreti. Il ragazzo protagonista Santo Scirè, che è stato eccezionale. L'idea di Rewind è nata dal desiderio, a volte con ognuno di noi ha, di poter rivivere qualcosa di bello della propria vita, appunto Rewind, riavvolgere. E questo ragazzo forse pensava, è un ragazzo che vive in una casa di cura, è un disabile mentale, però mentre giocherella con il telecomando del proprio videoregistratore, riavvolgendo le immagini, pensa che può usare il telecomando per una cosa più nobile, quasi impossibile, il desiderio di riavvolgere una vita. Diciamo, questo è il tema di Rewind. Quindi vi ringrazio per questo premio e complimenti per questa bella manifestazione. Grazie Giovanni. Per quanto riguarda invece i popolari, il riconoscimento va a Calogero di Dio Buono per In Giro ad Agira. Eccolo qui, Carlo Di Dio, documentarista. Ciao Carlo, una parolina veloce anche a te. Niente, io devo dire, sono contento di essere intervenuto, e questo è il mio primo concorso che faccio, perciò ho piena soddisfazione. Ringrazio tutti quanti gli organizzatori che hanno fatto in modo da poter partecipare. Grazie Carlo, eccolo qui il riconoscimento. Bene, è arrivato amici il primo momento di spettacolo. Io ho pensato di, considerati i temi dei corti, una sezione a tema libero e una sezione popolare, e considerato che secondo me la musica è la più alta espressione artistica, e ho pensato di, insieme chiaramente a Turi Foresta e all'associazione Ambrosiana, di
avere di inserire due ospiti molto particolari. Io ho la prima, è un ospite, è un soprano molto bravo, un soprano che sicuramente negli anni a venire farà parlare di sé. In questo momento è impegnatissima e ha trovato uno spazietto, perché stasera dovrebbe essere a Noto, ha preferito venire qui da noi ed io vi prego di accoglierla con un bel applauso. Daniela Rossello, che in questo caso è accompagnata dalla pianista, concertista, non è semplice pianista, Anna Maria Carini. Ciao Daniela, benvenuta. Io volevo scambiare due parole con te. So che stasera impegnata, eri a Noto, avevi un altro impegno e noi ti ringraziamo per essere qui da noi. Grazie a voi per l'invito. Sono veramente molto contenta di essere qui stasera ad ACI Sant'Antonio per questo evento così importante, anche perché il mio amico Enrico mi ha spiegato che ci teneva tanto che io ci fossi qui, anche per tutti gli organizzatori e per, insomma, per il pubblico anche. Quindi che posso dirvi? Grazie. Signori, ascoltiamola e alla fine vi spellerete le mani dagli applausi, perché è di una bravura eccezionale.
appello. Tre momenti di musica, un'opera, un'opera della Butterfly, un'operetta con la Lilia e una canzone chiaramente che ha dato lustro alla canzone melodica italiana. Grazie Daniela, un omaggio floreale per te e naturalmente anche per la maestra Anna Maria Calì, che Assunta ti porta questo riconoscimento per la tua partecipazione qui. Grazie, ancora un applauso a Daniela Rossello e la maestra Anna Maria Calì. Acceleriamo quei tempi perché abbiamo tante cose da dire, tante cose da vedere, tante cose da fare questa sera. Allora, nella serata d'onore di mercoledì abbiamo proiettato anche un filmato, che è l'unico filmato che riguarda proprio Bellini a Catania, filmato fiction, mini fiction, che porta la firma di Mario Bruno e Turi Giordano. Turi Giordano, che è qui con noi. Mario Bruno purtroppo si scusa perché stamattina abbiamo girato una scena uscendo dalla volante della polizia, quindi gli è venuto il colpo della strega che ci è rimasto. Grazie Turi. Due parole su Bellini. No, intanto un colpo basso, perché dopo la soprano, insomma, io... No, volevo dire che è stato un peccato di gioventù, però fatto con amore. Mi sono cimentato in questa prima fiction siciliana su Bellini e devo dire mi sono divertito e ci siamo anche divertiti, ti sei divertito pure tu perché anche tu hai preso parte al film, al corto, chiamiamolo così, e devo ringraziare tutti gli attori, tutti bravi veramente, dal protagonista che era Francesco Di Vincenzo che faceva Bellini, a uno dei fratelli di Bellini, Fabio Costanzo che è qui presente. E che ti devo dire? Le Puglia, un cast eccezionale veramente. Poteva venire meglio, questo sì. Tempi erano molto stretti, però tempi e denaro, tutto. Comunque, grazie. Non te ne fare così perché con te abbiamo questo piccolo riconoscimento, piccolo premio da darti per Bellini a Catania. Grazie a tutti. Voglio salutare il mio amico Guglielmo. Salutatevi qui in diretta. Grazie. Sì. Ti hanno chiamato per i corti. E di farti. L'ho detto un po' prima, dopo la soprano, insomma, io l'ho detto in una certa maniera, ma tu un figlio di ferro che potevi. Grazie. Grazie. Ritorniamo un po' alla premiazione. Parlavamo noi di questa collaborazione con un regista argentino, Roberto Garay, che ci ha mandato questo docufilm, ma non è solo opera sua. È una collaborazione anche con una società di produzione siciliana di Rosolini che ne ha curato, almeno per quanto riguarda l'Italia, la direzione della fotografia e le musiche originali a cura di Aurelio Caliri. Il direttore della fotografia di Voci del Vento, Nicola Forino. Eccolo qui, Nicola, vieni, ti prego, con tutto il tuo macchinone, anche perché scatta delle foto perché vuole inviarli immediatamente a Roberto, col quale stasera non abbiamo potuto fare un collegamento in diretta. Ti do il microfono. Nicola, due parole sulla lavorazione di questa Voce del Vento, cosa hai sentito e quello che avete in preparazione adesso. In preparazione abbiamo un altro doc fiction, La Sicilia in America, storia di migranti. Sono 13 puntate di circa 35 minuti cada uno e ogni puntata rappresenterà una città siciliana, cioè verrà fatta una piccola presentazione città per città, e una puntata sarà dedicata a ogni paese, tipo a San Antonio e ai altri paesi. Benissimo, grazie Nicola, anche per te il sindaco allarga le braccia e dice grazie Nicola, questo delta per te, il delta è importante perché dove confluisce tutto, no? Dai piccoli rigagnoli e fiumi in questo grande delta che poi sfiora il mare. Grazie Nicola, in bocca al lupo, mentre le musiche le ha curato un grande autore. Non è ancora arrivato? Le musiche le ha curato un grande autore, che è un grande compositore di fama internazionale,
che non credo sia ancora arrivato, Nicola Caliri, Aurelio Caliri, scusate Nicola, guardavo te e pensavo ad Aurelio, è arrivato Aurelio? No! Non è arrivato, allora noi andiamo avanti, andiamo avanti, e questo momento casomai lo spostiamo, facciamo una piccola variazione di scaletta e lo riserviamo dopo. Ritornando ai corti in programma, ma la giuria oltre ha dato dei riconoscimenti speciali, dei riconoscimenti particolari, oltre a quelli che abbiamo dato, ha voluto dare, omaggiare ancora di più degli autori che veramente hanno reso importante con la loro tematica questo festival. Io chiamo qui con grande orgoglio e piacere Erika Fiscella, eccola qui, Erika, che ha presentato un corto della durata di 4 minuti di animazione, e dove è trattato con molta grazia, con molta discrezione, il problema di un handicap. Allora, non so se tutti hanno avuto modo di vedere il mio cortometraggio. Comunque, come diceva lui, è un cortometraggio basato sull'handicap, ovvero sul mondo dei non utenti. Io personalmente mi rendo conto che molte persone hanno paura delle persone che sono in qualche modo diverse dalle persone normali. Però vorrei invitare tutti voi a dire che nonostante la diversità fa paura, alla fine noi siamo persone uguali come tutti gli altri. Abbiamo... io farmi apprezzare perché non ho perso anche altre persone che hanno qualsiasi genere di handicap, quindi grazie a tutti voi. E mi hanno impressionato molto le tue parole che concludono il tuo corpo. Il mio cuore è uguale al tuo, ascoltalo. Il mio cuore è uguale al tuo, ascoltalo, è importante. Erika, questo è per di Valentina, ti consegna questo premio speciale della giuria a Erika Fiscella per il corto Anima Incompresa. Grazie Erika, grazie. Altro riconoscimento particolare a Massimo Fidanza. C'è Massimo, è arrivato? Non è arrivato, non c'è. Glielo diamo dopo, perché ha presentato un corto molto bello realizzato con dei ragazzi sull'attività ludica ed ha per titolo Quello che la donna desidera di più, se non ricordo male. Altro premio importante, un riconoscimento della giuria, va all'Istituto Mazzei Ipsa di Giarre ed io chiamo qui il dirigente scolastico Pasquale Vinciguerra. Eccolo qui. Naturalmente per preside, buonasera, oggi si chiama dirigente scolastico, quindi un po' cambiata. Due paroline sul corto che ha presentato la sua scuola. Intanto voglio dire che le scuole sono due, la nostra scuola, l'Ipsa Mazzei di Giarre, e anche l'Ipsia di Catania, Enrico Fermi di Catania. Abbiamo avuto un finanziamento europeo, abbiamo pensato di dedicare questo tipo di attività a una sacra e profana. Il tema era sacro e profano. Abbiamo scelto due emblemi, uno del sacro e del profano. Il sacro non poteva che essere la festa di Sant'Agata, e il profano il carnevale cileano. E la tematica che si mescolavano sia nel sacro che nel profano durante lo svolgimento dell'uno e dell'altro. Ha avuto un momento anche internazionale, perché abbiamo verificato poi al Festival di Edimburgo, avevamo fatto una con Fringe Festival di Edimburgo, e siamo stati lì, quindi era un doppio scambio. E abbiamo registrato anche durante il Festival di Edimburgo lo stesso sacro profano sul luogo stesso, quindi credo che sia un'esperienza molto interessante. Vedo che ha avuto l'apprezzamento della giuria, vi ringrazio anche della... Grazie, il riconoscimento, questo premio speciale della giuria all'Istituto Ipsa Mazzei per il cortometraggio Sud Anima. Grazie preside. E mi dicevano che è arrivato il grande Aurelio, eccolo qui,
Aurelio Panini, maestro, compositore, autore delle musiche di Voce del Vento. Aurelio, ciao. Aurelio, volevo dirti una cosa, innanzitutto, che hai avuto un successo strepitoso per quanto riguarda quel cortometraggio con la tua canzone, con la tua musica e le parole di Salvatore Fiume, Prendi un treno. Sì, 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 e forse perché è breve, allora c'è breve, ci sentiamo il pensiero, piace di più, per lungo c'è anche noi, penso, e allora il film no. No, l'altra sera, scusate se c'era un attore, un giovane, si è avvicinato, dice bellissimo il corto, e noi non l'ho ringraziato, lo ringrazio ora. E allora che fa? Il film non va bene? Allora, non so se il film prosegue, scusate. Perché durante uno spettacolo, avevamo uno spettacolo in preparazione, I diari di Brancati, per il teatro della città di Catania, che poi abbiamo fatto, lui mi ha fatto cantare, è riuscito a farmi cantare, da quella volta per me non c'è stato più pace, mi hanno costretto per fare anche le operette, la colpa è tua. Allora Aurelio, noi ti prepariamo subito il microfono per quanto riguarda la fisarmonica, in modo che si possa tranquillamente sentire. Che foglietto di eccezione, il presidente dell'associazione Ambrosiana Cinematore Turi Foresta, il collettore. Canti? Hai bisogno del microfono? E io te ne do un altro di microfono. Ci siamo venuti anche perché dobbiamo... Eccoci qua, questo qua dentro, questo lo abbassiamo, lo mettiamo, eccolo, ci siamo, vediamo. Aurelio Canini. Devo dire che col gruppo è un'altra cosa, io questi brani li canto accompagnati dal gruppo, l'orchestra. Ora ho preparato un concerto a Milano, appunto Ballata d'amore, sono 19 brani, i primi 10 sono accompagnati dal gruppo, gli altri 9 invece uso la fisarmonica, vediamo come esce. Pallido delle albe degli blei con i carruppi neri come il tuo pelo, piccola sicula, mia piccola sicula, dove sei, vieni qua, portami tutte le gambe che hai, perché non bastano mai nei nostri amori lontani dal paese. Dove sei, vieni qua, portami tutte le gambe che hai, perché non bastano mai nei nostri amori lontani dal paese. Piccola sicula, dove sei, vieni qua, portami tutte le gambe che hai, perché non bastano mai nei nostri amori lontani dal paese. Dove sei, vieni qua, portami tutte le gambe che hai, perché non bastano mai nei nostri amori lontani dal paese.
Ecco, un pensierino anche per te, un riconoscimento, ma soprattutto questo è per le musiche originali della Voce del Vento. Grazie Aurelio, a risentirci a presto. Adesso arriva uno dei momenti clou della serata, che è l'assegnazione del premio Ergon. Mi date una mano, mi togliete queste cosine da qua, per favore? Premio Ergon, che cos'è? È un premio che noi abbiamo voluto dare e daremo anche in seguito ad un regista che firmerà opere importanti sulla Sicilia. Ma era difficile trovare un nome adatto e ci siamo un po' scervellati a questo punto, perché esiste il Davide di Donatello, esiste il Nastro d'Argento, esistono tanti altri premi, ma non che noi volessimo avvicinarci a loro completamente, però volevamo anche creare qualche cosa di diverso, di particolare. E allora siamo andati a fare delle ricerche dal greco e studiando un po' anche il teatro classico greco ho scoperto determinate cose. Ergon è una parola che in greco ha un particolare significato, il significato dell'azione, ed è uno dei significati particolari, è azione che dà inizio al dramma. Cioè voi pensate che quando si svolgevano in questi grandi teatri le tragedie greche c'era un signore che usciva e attenzionava il pubblico, diceva attenzione stiamo per cominciare, silenzio, e poi dava questa parola Ergon, che era il segnale agli attori che potevano tranquillamente cominciare. E questa cosa nel tempo è continuata, e tant'è che oggi i registi cinematografici e televisivi partono con silenzio, motore, partito, chat, azione. E quindi abbiamo voluto dare questo significato particolare al premio Ergon. Il premio Ergon quest'anno va ad un regista che chiaramente con la sua opera ha fatto sì che conoscessimo quella che era la realtà dei nostri emigranti alla fine dell'Ottocento e come si sono inseriti nel tessuto territoriale argentino. Cosa hanno fatto, cosa hanno patito, cosa hanno sofferto, ci sono quelli che sono andati avanti, ci sono quelli che sono rimasti come erano, ma tutti consapevoli però di una sola cosa, nella certezza che molti di loro non sarebbero mai più riusciti a rivedere la terra natia. E questo è un argomento importante che Roberto Luis Garay, e l'applauso da me, Roberto Luis Garay ha saputo imprimere alla sua opera, e il premio quest'anno va proprio a Roberto Luis Garay. Vieni un attimo, riceve, che naturalmente Roberto è in questo momento in Argentina, non siamo riusciti ad approntare un collegamento particolare, ma anche qui c'è un significato. Questo simbolo particolare rappresenta, anche questa è una lettera dell'alfabeto greco, è una delta, come vedete una delta minuscola, come noi abbiamo dato sia a Dori Giuffrida, sia ad Aurelio Carini, sia a Nicola Forino, una delta maiuscola, perché la delta del fiume cosa va a significare? Che tanti piccoli rivoli, tanti fiumi vanno a confluire e poi praticamente si perdono nel mare, e quindi c'è questa situazione un po' particolare che rappresenta allegoricamente l'infinito, quindi volare sempre più in alto, e per questo abbiamo voluto rappresentarlo così. Naturalmente Roberto non c'è, però abbiamo un suo saluto che prego la regia di preparare, perché fra pochi istanti lo manderemo in onda,
non c'è, per cui ritira il premio per Roberto Luis Garay, Tommaso Latina. Eccolo qua, Tommaso Latina, premio Ergon, Tommaso, che ha aiutato a montare anche la voce del vento. Sì, sì, è stato un lavoro, un sacrificio, però è stato piacevole, credo che il risultato possa essere sotto gli occhi di tutti. Grazie Roberto, Tommaso, scusami, ricevi questo premio per Roberto, il premio Ergon è il primo premio Ergon, quindi ci saranno tantissimi negli anni, compresa naturalmente questa targa di riconoscimento sempre. Adesso ce la fai portare tutte e due le cose? Gliela diamo una mano a Tommaso per portare queste cose, grazie. E quindi, allora, siamo pronti con la regia? Ecco, perfetto, puoi mandarli in onda quando vuoi, grazie. Questo è il saluto che Roberto Garay ci ha inviato proprio per ringraziarci non solo di questo premio, ma per quanto Agi Sant'Antonio sta facendo per questo film festival. Grazie a tutti voi per questa gioia, grazie veramente della mia anima, del mio cuore. Sai veramente che questo è un premio più importante per l'efforzo del film, per l'efforzo di tantissima gente che lavora, non solo la produzione argentina, sino anche logicamente la produzione italiana. Un forte abbraccio a tutti, al curato che ha fatto questo premio, a tutta l'organizzazione di questo festival, al direttore Enrico Pappalardo, alla produzione italiana del film, a Nicola Forino, a Tommaso Latina, a Giussi, a Graziella e per supposto a Aurelio Calide. Questa musica è meravigliosa, non solamente la musica, sino ovviamente il lavoro di tutti, però sin questo sforzo, sin questo lavoro non si può fare niente. Ricorda che il cinema è lo più grande che hai nel mondo, per me logicamente che è tanto, è l'unissimo dell'arte in un solo frammento audiovisuale. Grazie a tutti per questo premio, grazie mille e ci vediamo a presto. Questo era il saluto di Roberto Garay, naturalmente l'immagine non era molto perfetta perché le terapie di streaming da attraverso internet, quindi voglio dire con quello che ne è conseguito, quindi l'immagine chiaramente ne ha sofferto un poco. La seconda ospite di questa sera, io non la vedo, ogni volta mi sparisce sempre sotto gli occhi, eccola lì, la vedo, amici, è un ospite importante, è la voce per eccellenza dei cantastorie di sesso femminile, è l'erede naturale di Rosa Balistrieri. Io parlavo di musica, parlavo di popolari, e qui la nostra folk singer, Rosita Caliò. Ciao Rosita, ti do un microfono. Ma non hai chitarra? Ah, ecco, lì c'è la chitarra, c'è tutto. Buonasera a tutti. Grazie per questo meraviglioso e splendido. Iniziativa tua, che come sempre è favolosa. Ti ringrazio. Mi date una mano per cortesia a preparare, a prendere la chitarra di Rosita affinché si possa... No, noi dobbiamo scambiare qualche parola. Noi due, tra le altre cose, abbiamo insieme a Rosita anche uno spettacolo che portiamo un po' in giro, no? Bellissimo, che dovete davvero vedere, è veramente un grosso spettacolo, sia come è stato come recita, poi favolosamente arrivo, che lo conosco. Io non c'entro, senti, ascoltami, ma tu sei una delle ultime cantastorie, se non l'ultima. Sì, sì, certo, l'unica, in Sicilia è proprio l'unica, però ho girato tutta l'Italia, tutta, forse più tutta l'Italia che la Sicilia, questo lo devo dire. E poi c'è il mio sito che straordinariamente, potete vederlo, che parla di me, di tutto ciò che ho fatto, l'ho fatto rinnovare pure quest'anno con tutte le personalità che io ho incontrato, non disprezzando i miei siciliani chiaramente, perché chi ne disprezzo mai io. E che però devo dire che ho avuto grosse soddisfazioni fuori, ma grossissime, a Monza, Verona, tutti questi posti qua, e dice che riescono a capire come glielo faccio capire il siciliano io,
è una cosa straordinaria, perché glielo spiego prima come Dio comanda e poi è molto chiaro, che poi potete sentire voi stessi, mi faccio capire, buono comunque. E anche un po' per Cristo, Cristo sì. Per la sua voce molto particolare, appunto, sei veleno naturale di rosa per Cristo. Malgrado noi li dicevamo sempre quando ci incontravamo, ne vediamo quasi per capito con Rosa, perché Rosa era un pochino più gelosa, era un pochino più bruttica di mia, perciò niente, questo non ci poteva pace. Quando mi vedeva diventava una furia bestiale, mi fregavo perché aveva una bella potenza di voce, però dall'altro punto io niente, non ero di meno, assolutamente, lei poteva raccontare tutto ciò che voleva, ma io sempre, persino, ho chiuso gli spettacoli, non da parte mia perché io la rispettavo sempre, sia per l'età e per la bravura, però ho chiuso sempre io gli spettacoli perché gli organizzatori volevano così, volevano che io chiudessi, io c'è una Rosa, basta, assentati, finiscilo. Però Rosa si addannava, si disperava, diceva, ma appena ti piglio ti faccio avvidere io con la bella voce, come diceva, però simpaticissimo. In ultimo ho fatto pure affamiliarizzato e sono diventata una sua grossa amica, questo mi fa piacere, l'ultima settimana di vita purtroppo. Bene, ascoltiamola. Viva la notte, viva ancora.
Spostiamo l'asta, tiriamo sul microfono, posiamo la chitarra da qualche parte, appoggiamola qui, poi magari i nostri tecnici la sposteranno, ti do il microfono. Grazie. E mentre ricevi dalle nostre bellissime ragazze questo ringraziamento particolare del Fusilier, Rosita Calio, quale ospite ed onore, e questo omaggio floreale. Grazie, grazie, grazie ancora a tutti e a voi. Grazie. Allora, siamo arrivati al punto focale di Etnaci Film Festival. Stiamo per proclamare il vincitore della sezione tema libero. Ripeto, sono arrivati 167 cortometraggi di tutti i tipi, di tutte le maniere, perché naturalmente chi gira un cortometraggio naturalmente ha la sua visione della vita anche particolare, e naturalmente ci sono documentari che hanno una trama logica, ci sono anche documentari talmente incomprensibili che forse non li capiscono nemmeno coloro i quali li hanno fatti. Però voglio dire, capita anche questo, voglio dire, nella tematica generale di quello che è il corto, perché è un'espressione di colui il quale lo gira, perché chi è che fa i cortometraggi solitamente un filmmaker, questo nuovo termine, filmmaker, che è colui il quale mette in pratica da quella che era un'idea, trasformata in soggetto, trasformata in poi sceneggiatura, ritrasformata in storyboard e messa e tradotta in immagine, poi montata e rimontata fino all'edizione finale. Quindi, ripeto, 167 cortometraggi, ma ripeto ancora una volta, ma quello che mi ha impressionato di più, Turi, è che la giuria, composta da Guglielmo Ferro, Rosario Carapezza e Sebastiano Gesù, hanno dato tre giudizi identici, cioè fra di loro non hanno avuto nemmeno un contatto, perché quando ha visto i corti Sebastiano Gesù era a Roma, Rosario Carapezza a Palermo e Guglielmo Ferro qui a Catania, quindi non hanno avuto nemmeno né un contatto visivo né un contatto retorico, anche perché fra di loro non si conoscono, quindi c'è un terzo che magari, e quindi il giudizio unanime proprio ha fatto capire la bontà. E chiaramente voi lo sapete che un cortometraggio, un film, quando gira una sua grammatica, è come quando una professoressa ti tiene da un tema e bisogna svilupparlo, c'è un linguaggio grammaticale e ci sono gli errori che si sottolineano in blu e rosso. Anche per quanto riguarda il cortometraggio è così, perché si deve vedere la realizzazione tecnica, la fotografia, le luci, la sceneggiatura, partendo dal soggetto, l'interpretazione degli attori, ove ce ne fossero, e tante altre cose. Bene, detto questo, volevo proclamare il vincitore, anzi, io gradirei questo compito lo avesse il presidente dell'Ambrosiana. Proclamiamo il vincitore. Hai bisogno degli occhiali? Quasi. No,
perché ancora neanche io so chi, ecco, non l'ho voluto sapere fino all'ultimo minuto. Allora, questo, premiazione, vincitore corto. Compito in classe di Daniele Fiscella di Barletta, Bari. Che ha vinto questo primo concorso e tenaci, ma abbiamo in linea, e come lo possiamo sentire? Come lo possiamo sentire noi? Abbiamo in linea Daniele Fiscella, che stasera non ha potuto, per problemi suoi, essere qui per noi. La solita maniera tecnica del telefono. C'è Daniele, l'autore di questo corto che ha vinto, che è in linea tramite telefono. Volevamo fare un collegamento tramite computer, però non è stato possibile, quindi l'unico collegamento è tramite telefono. Daniele? Aspetta un attimo. Ce lo fai sentire, Daniele? Daniele? Sì, sono, mi sentite? Noi ti sentiamo bene. Da dove chiami? Da dove ci ascolti? Da dove chiami? Dalla Puglia, la Barletta, vero? Sì, bene, adesso non continuerò più a parlare, ma sarai Rico Pappalardo, il nostro direttore artistico. Io ti saluto e complimenti ancora, ci sentiremo dopo. Sì, ma non chiudere. No, non chiudere, certo. Allora, Daniele Fiscella, ciao e benvenuto qui a Casa Sant'Antonio, anche attraverso le onde elettromagnetiche del telefono, quindi sei qui per noi, anzi sei. Il nostro piacere era quello di averti direttamente in persona. Devo dirti il compito arduo della giuria, che è stato unanime la decisione, perché ti ha dato per vincitore di questo premio, e dove tu in questo mi dici due parole su questo corto? Sì, io voglio ringraziare il festival della giuria per il premio, perché tutto ci tengo. Il corto nasce dalla voglia di raccontare l'infanzia più rara. È stato difficile farlo, però ce l'ho fatta, e i premi ricevuti mi hanno gratificato, mi hanno fatto capire che quello che ho fatto ne era la pena, che i sacrifici sono stati giusti per fare. Daniele, io qui ho accanto a me il sindaco di Aci Sant'Antonio, il dottore Cutuli, che a distanza naturalmente ti consegna il premio, che vorrei descriverti, oltre naturalmente l'assegno di 500 euro, ma anche questo artistico piatto. Signor sindaco? Possiamo... Prego, prego. No, mi pare che vorrei ringraziarvi. Bella della diretta, Volevo semplicemente complimentarvi. Grazie. L'aspetto ad Aci Sant'Antonio. Non appena finisce la sua ultima fatica, questa comunità, questo comune, il sindaco e tutta l'amministrazione lo aspettiamo qui. Sono veramente onorato, grazie a voi, perché penso, ritengo che un corto così difficile, vincere premi è troppo bello, è veramente troppo bello. Complimenti a lei, perché ha sviluppato un argomento straordinario, importantissimo, e credo che tutto il pubblico che stasera lo vedrà per la seconda volta avrà modo di apprezzarlo, perché è un tema sociale, un tema che interessa un po' tutti. Complimenti. Grazie, veramente grazie, vi ringrazio di cuore. Come glielo mandiamo? Come magari si metterà d'accordo Nello con... Ah, c'è qua? Va bene. Lo porterà, va bene, grazie. Grazie, adesso simbolicamente il sindaco consegna questo premio. Ciao Daniele, e arrivederci, a risentirci, a presto. Adesso... Ma è stato realizzato in 35 mm, cioè un film a tutti gli effetti. Quindi un ultimo applauso glielo facciamo per Daniele Fiscella, che ha saputo toccare un argomento oggi chiaramente in discussione. Andiamo al corto, io ho perso la scaletta come al solito, che era lì, me ne date un'altra per cortesia, perché, eccola qua, perché adesso è il momento della proclamazione della sezione popolare. Allora, Turi. Paremi.
premio per la sezione popolare, sempre gli occhiali, Venere e Santo, di Nicola Palmieri. Di Palermo e con la quale Nicola Palmieri, Venere Santo, che non è facile realizzare. Ciao Nicola e soprattutto benvenuto e complimenti. Venere Santo è particolare nella sua realizzazione e questo Cotonecco ti ha aperto il microfono. Sono veramente onorato e non è una frase di circostanza, ma cioè, dopo aver visto insomma i componenti della giuria e l'organizzazione tutta, sono veramente onorato e felice di aver ricevuto questo premio. Devo dire che Venere Santo è l'ho scritto con due S all'inizio, no? Perché mia nonna, buonanima, è partito da lì questo lavoro, no? dai racconti di mia nonna, lo pronunciava tutto d'un fiato, Venere Santo. Quindi da lì ho iniziato a raggruppare un pochettino, a collezionare queste immagini. E poi, cioè, a dire il vero, io questo docu-clip lo chiamerei, perché è un documentario, è un videoclip nello stesso tempo, e non l'ho fatto per partecipare ai festival o comunque per mandarlo in giro come faccio magari con altre mie produzioni, ma l'ho fatto perché, o meglio, quando ho iniziato a farlo. Ho iniziato a farlo perché volevo racchiudere in un unico video quelle emozioni che avevo quando vedevo appunto le feste paesane nei paesi limitrofi, vicini al mio, durante appunto la Settimana Santa. Allora, collezionando tutte queste immagini, poi mi sono detto devo racchiuderle in un unico lavoro. E alla fine, insomma, è nato così Venere Santo. Poi ho messo pure delle piccole animazioni, perché è un'altra mia passione, appunto quella delle animazioni. Sono uno di 15 anni, perché Venere Santo è solo uno anno. Mentre sì, chiaramente ripreso le immagini in tutti i comuni della Sicilia. Sì, sono 17 paesi, però poi nel video alcuni sono stati scartati perché per un motivo particolare. Alcuni comuni, durante appunto il Venerdì Santo, fanno delle cerimonie che, come dire, un po' non vogliono che vengano riprese. Per esempio ce n'è una bellissima di quando vestono la Madonna nel mio paese. In realtà loro non vogliono che queste immagini vengano fatte vedere, perché è un rito quasi a porte chiuse. E poi cioè, di diverse situazioni di questo genere accadono anche in altri paesi, quindi alcuni li ho scartati, poi li inserirò magari in una futura versione. E comunque, niente, io continuo, ribadisco quello che ho detto prima, vi ringrazio e sono onorato ed emozionato anche per questo premio. Grazie a tutti. Allora, ti premia l'assessore al bilancio della provincia regionale di Catania, Ascenzio Maesano. Eccola qui, l'assessore ti consegna il premio in denaro, naturalmente. Grazie. Quello lo rifiuti il premio in denaro, allora. Hai preso il piatto? Era più grande. Grazie. Grazie ancora. Ancora un momentino, eccolo qua Nicola Palmieri, un applauso per lui. E a questo punto vorrei chiamare una persona che ha lavorato infaticabilmente dietro le quinte, facendo telefonate, litigando con questo, con quell'altro, eccetera, addirittura rischiando il divorzio con la propria moglie, Nello Di Maria. Ti abbiamo riservato alla fine, anche perché Nello, il microfono ce l'ha Turi. Grazie a tutti, ma già mi hanno visto in una prima due minuti. Io ringrazio tutti, ringrazio l'amministrazione, lo devo fare, l'hanno fatto gli altri, lo faccio io. Ringrazio il sindaco, l'amministrazione, tutta, c'è anche un omaggio, mi dicevano le ragazze, c'è un mazzo di fiori e io li ascolto, li seguo, per l'assessore. Ah. Siamo a dare in rappresentanza di tutte le donne che sono. Ne parliamo dopo qui, di questo, desidero sapere sulle tue impressioni. Le mie impressioni sono, guardate. No, per abbandono del tetto coniugale, lo so. C'è un sacco di gente, questa è la cosa più bella che potevamo aspettarci stasera, ma ce l'aspettavamo, vero Enrico? Sì, ce l'aspettavamo, sì. Devo dire che sono molto contento, molto soddisfatto, ma ancora non abbiamo finito, ancora abbiamo qualche altro momento da dedicare. Perché dobbiamo ringraziare anche tangibilmente coloro i quali
e ci hanno consentito di fare questa manifestazione. Il sindaco, il dottor Pippo Cotulli. Sindaco, vieni, ti prego. Anche per te c'è un pensierino, certamente mi sembra anche giusto, che ti consegna direttamente Nello Di Maria, ecco, lo consegna Nello, che... Un ricordino, tutto quello che abbiamo combinato, sindaco. Sono io che ringrazio voi ancora una volta e credo che, lo dicevo poc'anzi, per la migliore riuscita del prossimo anno è bene che da domani, ecco, ci mettiamo a tavolo, perché se incominciamo a mettere assieme tutte le sinergie dal pubblico anche al privato, credo che i risultati poi si ottengono. Vi ringrazio ancora una volta, perché la vostra associazione, oltre che a far conoscere il nostro comune al di là di quello che è il nostro perimetro territoriale, sono arrivati corti da tutta Italia e anche fuori, ed è un modo anche per far conoscere la nostra terra di Aci, così come viene accomunata nel nostro paese di Aci San Antonio. Quindi un grazie mio, e interpreto certamente anche il sentimento da parte del Consiglio e di tutta la Giunta, perché avete fatto promozionare il nostro territorio. Grazie ancora e complimenti. Grazie, grazie sindaco. Sulla sinistra c'è il turismo, e poi sulla destra. Da dove vuoi, grazie sindaco. Un altro riconoscimento tangibile a chi? Se non all'assessore provinciale Ascenzio Maesano. Turi Foresta ti premia, insomma, consegna questo riconoscimento all'assessore Ascenzio Maesano. Il bacio è d'obbligo. Sì, dove posso fare una valletta. E poi vi presentate con Turi. D'altronde Turi stasera è in abbigliamento... Non terra. Vero? Non terra. Mi sono stupito quando ho visto Pippo con la cravatta, ho detto: Turi, ma chi stai facendo una cravatta stasera? E la serata è blu, quindi devo essere elegante, però ecco, ho capito il motivo perché te l'ho scelto come valletto. Complimenti Turi, bravo ancora una volta, avrai un futuro. Un futuro, grazie. Grazie Ascenzio. Naturalmente la presenza femminile dell'amministrazione comunale, l'assessore Danna. Consegniamo... Tocca a Nello questa volta. Nello, il bacio all'assessore. È d'obbligo questa volta. Grazie assessore. Continuando ancora, chiaramente questa manifestazione è stata resa possibile oltre... Il mio responsabile, che è anche mio responsabile, grosso responsabile, dice, dopo vi fate i conti. Ma chiaramente un punto d'appoggio forte è stata l'adesione degli sponsor, senza i quali non potevamo assolutamente fare queste manifestazioni, perché ringraziamo la provincia, ringraziamo il comune di Aci Sant'Antonio, ma anche gli sponsor hanno dato qualche cosa, una spinta in più per portare a termine questa manifestazione. E io vorrei ringraziarli tutti consegnando loro un ricordino, a partire di Stefano Ingrosso, per pasticcerie, panificazione e ristorazione, che si trova in via Matteotti ad Aci Sant'Antonio. Eccolo qui, e anche l'assessore nella veste di assessore, ma in questo caso nella veste di privato, di sponsor privato. E un ricordino, grazie. Ancora qui, perché dopo facciamo anche una foto ricordo di gruppo col sindaco e anche l'assessore. Fischetti.casa arredamenti, Corso Savoia 154 e 211 a Cireale, Catania. Eccolo qui con noi. No, deve salire qui sul palco, no? Si è perso completamente, d'accordo. Un ricordino, ecco, glielo consegniamo. R di costruzioni,
Non vedo l'indirizzo. Di Mauro e Gaetano la risalta SNC. E qui stasera non c'è, mi dicono che non c'è. Mick. Rosario Basile. Rosario Basile. C'è con noi Rosario Basile? È già andato. I e B di D'Agata e Bella, assicurazioni, ecco, servizi assicurativi, c'è? Lo ringraziamo e andiamo avanti. Bar Vittoria, Caffè Vittoria, via, mi leggi le vie che non ci vedo? Non sono il solo allora. Via Tavolone, angolo via Mora. Dove? Ah, da Sant'Antonio. Che tra le altre cose, vedete, c'è una degustazione questa sera a cura proprio del Bar Vittoria. Ecco, vedete lì il tavolo pronto, attrezzato, quindi alla fine della manifestazione catapultatevi su quel tavolo e fate sparire tutto perché veramente sono buonissimi. Allora, e poi ancora che abbiamo? Abbiamo dimenticato qualcuno? Nella brochure non c'è più niente, però ci sono altri che hanno contribuito, anche se non sono scritti qua. C'è Ambiente 2000 SRL, hai ragione. Dimenticavamo il bar pasticceria Paradise, siamo sempre lì. Via Spirito Santo, Enrico. Via Spirito Santo. Stai invecchiando. Sto invecchiando, proprio ad Aci Sant'Antonio. C'è, quindi consegniamo. Doveva esserci stasera, non c'è. Ma si è fatto dare. Poi dicevo, c'è Ambiente 2000 SRL, se c'è il dottore Camisa, oppure l'ingegnere, no. Comunque non ci sono, casomai li consegneremo dopo. Poi c'è un signore ancora, non sono solo gli sponsor che sono scritti qua, ci hanno aiutato. Di Franco Antonio, non ce n'è nemmeno, o se ne tanti. Veloce, veloce. E poi ci sono delle associazioni di volontariato, c'è la Protezione Civile. Ecco, rappresentante della Protezione Civile. Della Protezione Civile. La Croce Rossa che è qui presente, poi c'è l'Associazione Carabinieri. Abbiamo pensato anche ai vigili urbani, che si sono dati tanto da fare. Qualcuno dei vigili urbani c'è? Ecco, io ne vedo uno, vigile urbano sotto. Ecco, ci venga a trovare, eccolo qui. I carabinieri che non sono qui. Poi c'è il club Nuvolari, che l'abbiamo iniziato la manifestazione proprio domenica mattina con una manifestazione del club Nuvolari. Ecco, perfetto, ecco no, il nostro... E poi una persona che ci ha aiutato tantissimo, lo vorrei qui, è Di Mauro Michelangelo, che ci ha dato una grossa mano. Dov'è Di Mauro Michelangelo? Eccolo. Ecco, l'ispettore dei vigili urbani, di Aci Sant'Antonio qui con noi, Di Mauro Michelangelo. Invito a questo punto gli altri sponsor che hanno preso posto, perché adesso dobbiamo fare una foto, ricordo, una foto di gruppo. Ecco, gli sponsor dove sono? Siamo tutti o ne manca qualcuno che è rimasto lì seduto? Ecco, facciamo, ci stringiamo, ispettore, ci stringiamo un po' per cortesia. Naturalmente la foto anche col sindaco e con l'assessore Maesano. Un altro medico, perché ancora c'è, i signori se ne sono accorti, c'è una mostra all'ingresso, quindi vorrei qui la responsabile dell'associazione. Se ne sono andati? Anche il Cavaliere Contarino? Ce ne sono. Bene, allora, sindaco, assessore, sì. Venite per la foto ricordo. Valeria, che ha fatto una mostra di fotografia, la vogliamo qui. E poi non ci siamo scordati, c'è anche il presidente. Vai. Della prova. Ecco, ci siamo tutti. Perfetto, la foto ricordo, quindi le foto vengono scattate e io ne approfitto, veramente devo dire con rammarico, sindaco, perché è finita questa serata. Domani è un altro giorno, diceva Rossellona, si vedrà. Lasciate un film. Bene, diciamo, vi ringrazio. Tutti i direttori. Non abbiamo ancora finito. Dovevamo pensare per il nostro direttore artistico, non c'entra quello. No, ho un pensiero anche per il nostro direttore artistico. Ah, io sono. Vi ringrazio. Grazie Valentina. Eccoci qua, una bella targa, ricordo che prenderò nel mio studio. Bene, detto questo io ringrazio tutti della partecipazione, ringrazio le autorità provinciali, assolutamente ti ringrazio, le autorità comunali, il sindaco, l'assessore Maesano,
la giunta comunale, il vice sindaco Stefano Finocchiaro, l'assessore D'Anna, Enzo D'Agata, gli ospiti che abbiamo avuto questa sera, Daniela Rossello e Rosita Caliò, in più anche Aurelio Caliri. Ringraziamo un po' tutti coloro che ci hanno inviato i cortometraggi, sono stati tantissimi, 167 naturalmente, Ettore Foresta, Pietro Cami, ecco, ringraziamento particolare a Pietro Cami, poi chi manca più? Manca neanche quello di Maria e io vi ringrazio, quindi chiudiamo, non chiudiamo, lasciamo dei puntini di sospensione perché sicuramente ci rivedremo qui l'anno prossimo per la seconda edizione. Quindi grazie a tutti, grazie a te, complimenti a te per la tua mostra fotografica. Direttore, prima di chiudere, dimmi. La sorpresa, diciamo. Ah, diciamo che c'è una sorpresa, diciamo. Non andate via perché chiaramente l'associazione Cine Teatro Ambrosiana, oltre che fare teatro, quindi è nata soprattutto come cinema, pensate, ha cominciato a realizzare dei piccoli film in Super 8 quando c'era la possibilità di poterlo fare. Poi con l'avvento dell'elettronica chiaramente hanno continuato su questa strada. E stasera vedremo, proprio in chiusura della manifestazione, questo cortometraggio, ecco, parlane tu diffusamente. No, innanzitutto vorrei ringraziare, e sono qua presenti questa sera tutti, oltre all'associazione che mi collabora come da sempre, tutti gli attori anche che sono presenti qui questa sera. Lo stiamo presentando in anteprima, prima di mandarlo nei vari concorsi. E il corto è tratto da una novella pirandelliana, La morta e la viva, però ha un altro titolo, La rediviva. Grazie a tutti gli attori, tecnici, tutti, non so come ringraziarli dopo questa lunga fatica. Non so, a voi il giudizio finale dopo aver visto il corto. Dura. E chiudiamo in bellezza. Allora amici, grazie, grazie, grazie di cuore a tutti e arrivederci con la seconda edizione. Ciao!